Allora, la versione è... ci ho aggiunto il compressore che non ve l'ho messo in, nel video, però naturalmente vi ho fatto vedere com'è il settaggio. Allora, nella versione di Roy Albert tira fuori un suono che è veramente pulito, spettacolare, come vi dicevo. Inizia... Allora, la cosa che parecchio ho visto fa Gilmour, allora, quando fa il ritornello questo qui, l'effetto ping, pong, del delay, ci va messo questo. Allora, l'MXR. Allora, l'MXR, il Fuzzer 90, sentite. Non solo, Gilmour ci mette anche insieme al Fuzzer 90 anche il flanger, sentite che suono viene. Allora, sono queste le sonorità che sono belle di Gilmour, perché lui ha questa chitarra veramente con, che fa dei suoni che sono spettacolari. E questo nel Roy Albert veramente fa uno Shine Crazy Diamond che è bellissimo. Però è semplice, l'accordino anche che fa... in questa maniera vi faccio vedere, scusate, è una triliade, allora la triliade la fa qui, poi qui e poi la fa anche qui. Perciò sono versioni che Gilmour ha messo in modo e in maniera di aggiungerci degli accordi per fare Shine Crazy Diamond, naturalmente molto più melodiosa e con un suo tocco veramente che è spettacolare. Bene, io questo ci tenevo a farlo come video nella semplicità, potevo fare la canzone per intera, ma tanto... cioè è inutile, ce n'è 10.000 video di queste cose qui. Era importante farvi vedere quei piccoli accordi, ma quelle sonorità suonate veramente bene. Ciao, ci vediamo al prossimo video. Allora, per il suono pulito di David Gilmour, ho usato il delay a 440 millisecondi impostato in questa maniera e ho messo il pan, il delay a pan. Poi il chorus settato in questa maniera e il riverbero settato
in questa maniera. Non uso né compressore né booster, perché è bello il suono pulito della chitarra così come mi viene. Potrei prolungarlo con un po' di riverbero in più, ma secondo me va a gusti. E il compressore, vi ripeto, non lo uso, ma è settato in questa maniera. Il compressore, se uno lo vuole usare, ok, e il booster messo in questa maniera, ok. Bene, questo è per il suono pulito, ma vi ripeto, io non uso né booster e né compressore, soltanto il chorus, il delay e il riverbero.